Buongiorno professore, ben Buongiorno. trovato, buongiorno. Grazie. Sono Alessandra Perampolini, direttrice generale del WWF Italia e siamo qui con il professor Emilio Paduaschioppa che insegna ecologia del paesaggio e didattica della biologia all'Università di Milano Bicocca. E siamo qui oggi in occasione della Giornata Mondiale della Terra per discutere insieme del suo ultimo libro, Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità, che è un tema molto caro da sempre al WWF e che il professore ha ottimamente condensato in un testo che racconta un po' questo antropocene come una sorta di parabola che rappresenta sia un principio, perché chiaramente è un principio di un'epoca nuova, un'epoca piena di sfide per tutti noi, sia un inizio. Perché siamo all'inizio di una fase in cui dovremo assolutamente trovare nuove soluzioni, fare scelte diverse, prendere decisioni importanti nel prossimo futuro. E questo testo si colloca per noi in un contesto in cui, come WWF, come comunità di ambientalisti in tutto il mondo e come comunità scientifica che affronta questi problemi, ci stiamo chiaramente interrogando da anni, chi appunto più su un fronte scientifico e più su un fronte più di attivismo e di conservazione, su come prevenire i danni provocati da quello che è un progressivo degrado del pianeta che ci ospita, causato dal superamento dei cosiddetti planetary boundaries, i limiti naturali che il nostro pianeta ci pone e che l'azione umana un po' per volta sta scavalcando e, come dire, dissolvendo, portando a conseguenze che a breve il professore ci illustrerà. Per dare un po' di contesto rispetto allo scenario in cui ci muoviamo, qualche numero che è particolarmente caro appunto a chi si occupa di ambiente e natura e a chi ritiene che la natura sia la base reale di tutta la nostra vita. E noi sappiamo che siamo in un'epoca in cui probabilmente si sta verificando la sesta estinzione di massa a cui questo pianeta assiste. La sesta estinzione di massa perché in poco più di 50 anni, a partire dagli anni 70, i dati più recenti del 2020 ci dicono che abbiamo perso fino al 68% delle specie animali. E questo già è un dato di per sé estremamente inquietante. Un dato ancora più inquietante riguarda la qualità stessa del pianeta su cui abitiamo, perché sappiamo che per quanto riguarda la superficie terrestre, quindi esclusi i ghiacciai, solo un 25% oggi può essere rimasto intatto. Questo significa che la pervasività dell'essere umano e della sua azione ormai è totale, la velocità a cui alcuni cambiamenti stanno avvenendo non ha precedenti nella storia dell'umanità. Tutto questo nel 2020, peraltro, ha trovato un suo momento drammatico di riflessione con l'avvento della pandemia, che può essere per certi versi considerata, e su questo appunto anche poi interloquiremo, la prima grande crisi globale da ogni punto di vista, dal punto di vista sociale, economico, causata da una crisi ecologica, perché comunque la pandemia, su diversi fronti è stato dimostrato che è il risultato di un'alterazione del nostro rapporto con l'ambiente che ci circonda. Tutto questo è appunto, in questo contesto si inserisce il testo del professore e quindi io le chiederei, professore, di partire dicendoci un po', parlandoci un po' del vero protagonista di questa vicenda, che erroneamente a volte viene considerato l'essere umano, e mentre di fatto è il pianeta, perché è il pianeta il vero protagonista, quello che si sta trasformando, quello che c'era prima di noi e quello che ci sarà dopo di noi probabilmente. Qual è la storia di questo pianeta? È una storia lunga, e infatti il primo aspetto è proprio la lunghezza di questa storia che è cominciata poco più di 4 miliardi e mezzo di anni fa, che detto così sembra un numero, facile, ma se raffrontato alla nostra storia umana, gli esempi gli esempi che spesso i testi riportano sono quello di noi, se condensassimo tutta la storia del pianeta in un anno, noi compariremmo pochi minuti prima della mezzanotte del 31 dicembre, quindi alla fine, come dire, alla fine di quest'anno. Chiaramente non è la fine del tempo, il tempo andrà avanti dopo la mezzanotte, però noi siamo proprio agli ultimi minuti di questa lunga storia. E in questa storia ci sono stati e ci sono quindi il sistema Terra
avuto una serie di sottosistemi che nel tempo ne ha indirizzato la dinamica che ha generato un clima e un'atmosfera. Ci sono stati, quando si è sviluppata la vita sulla Terra, ma quindi quando era già passato circa 1 miliardo di anni dalla formazione della Terra, organismi che hanno modificato l'atmosfera. Due eventi sono particolarmente importanti: quando alcuni microorganismi scoprono, sviluppano la fotosintesi, cioè la capacità di fissare l'energia solare, trasformarla in energia chimica, liberano un gas velenoso per molti altri organismi, cioè l'ossigeno, e questo cambia radicalmente l'atmosfera della Terra. Cambiando l'atmosfera della Terra, peraltro, cambia anche la litosfera. Infatti un autore che a me piace molto, un bravissimo geologo americano, ha cominciato a parlare di evoluzione dei minerali, perché la presenza di ossigeno permette di ossidarsi, l'ossidazione di una serie di sostanze minerali, e lui fa osservare come sulla Terra ci sia una varietà di minerali che non osserviamo in pianeti in cui non è avvenuto questo grande evento di ossidazione legato alla fotosintesi. Quindi è un primo esempio di come un insieme di organismi viventi ha cambiato la Terra. L'altro esempio per noi importante è tutta l'attività sempre di microorganismi che fissano e che modificano il ciclo dell'azoto e che lo rendono poi più disponibile per le esigenze del resto del comparto vivente. Quindi anche questa è stata una trasformazione enorme. E anche qui andiamo indietro nella notte dei tempi. Dopodiché in vari episodi arriviamo fino a quando, appunto, dicevamo, per riportarlo a quelli che sono gli anni, in un periodo compreso fra i 200.000 e i 300.000 anni fa circa, da un gruppo di scimmie, di nostri predecessori, esce Homo sapiens, compare Homo sapiens, all'inizio confinato in Africa e poi pian piano si sposta nel resto del pianeta, e questo è un po' la tesi di chi parla di antropocene. Con l'antropocene modifica gli equilibri complessivi del pianeta, mentre in passato la grande ossidazione data dalla fotosintesi era fatta da tante specie diverse che fotosintetizzavano. In questo caso è una specie sola che è in grado di modificare l'insieme degli equilibri del pianeta, quindi gli equilibri climatici. Parliamo spesso di crisi climatica in questi anni. Gli equilibri biologici, lei giustamente citava prima la sesta estinzione di massa, ce ne sono state altre 5 in passato e altre e numerose altre di minore importanza, ma questa è la prima che attribuiamo esattamente a una sola specie, noi. Gli equilibri climici, gli equilibri geomorfologici e così via, per cui questo è quello che si è. È possibile datare l'inizio dell'antropocene? Sì, e in realtà è una questione aperta la datazione delle fasi, perché la parola antropocene, diciamo questo, la parola antropocene è stata proposta 20 anni fa, circa 20 anni fa, da un premio Nobel per la chimica, Paul Crutzen, il quale aveva detto: ma forse dovremmo, a un convegno di scienziati che parlava dell'impronta dell'uomo sulla Terra, questo era l'argomento, ha detto, ma forse dovremmo smetterla di dire che siamo nell'Olocene, che era l'epoca geologica in cui appunto i geologi dicevano noi ci troviamo in quest'epoca, i geologi hanno datato la storia della Terra per una serie di
ere che contengono epoche, quindi con un sistema di datazione stratificato e nidificato, ma diciamo l'epoca fino al 2000, al 2010, l'epoca cui si riteneva appartenesse adesso la Terra in questo momento era l'Olocene. Paul Crutzen dice, ma forse anziché parlare di Olocene, dovremmo dire che adesso ci troviamo in un'epoca nuova, l'Antropocene. E lo dice nel momento giusto. Dico che lo sostiene nel momento giusto perché lui aveva una visibilità enorme in quanto premio Nobel per la chimica, fra altre cose per degli studi che riguardavano proprio l'impronta dell'uomo, perché ha preso il Nobel per la chimica per i suoi studi sulla dinamica del buco dell'ozono, quindi un problema ambientale generato dall'uomo. Lo dice nel momento in cui anche alcuni storici cominciavano a osservare, ci sono dei libri di storia che dicono l'evento importante del XX secolo è la trasformazione globale della Terra da parte dell'uomo. Quindi non è stato proprio il primo in assoluto a usare questa parola, c'era un altro biologo che la usava informalmente nei suoi corsi. Insieme scrivono un articolo e si comincia a usare questo termine. Il mondo della geologia, che è quello che dovrebbe datare l'inizio e la fine delle varie epoche geologiche, ha raccolto la sfida. E dirò appunto, lei mi chiedeva, è possibile datarne l'inizio? È un problema aperto, nel senso che oggi i geologi dicono certo che ci siamo in questa nuova epoca, quando farla cominciare esistono delle ipotesi diverse. Anche su un intervallo di tempo abbastanza ampio, per alcuni si parla, partiamo dal passato vedendole velocemente fino alla più recente. Le ipotesi più antiche dicono che l'antropocene dovrebbe cominciare nel momento in cui Homo sapiens esce dall'Africa e negli altri continenti incontra e caccia con efficacia mammiferi, e soprattutto mammiferi di grandi dimensioni, uccelli inetti al volo, generando una serie di estinzioni locali. L'estinzione dei mammut in Eurasia, dei grandi cameli che esistevano in Nord America e poi in Sud America e così via. Contro questo tipo di osservazioni, i geologi fanno notare che però mentre il passaggio a una nuova epoca geologica dovrebbe essere un passaggio sincrono, questo non è sincrono, avviene in momenti diversi, in un intervallo che va da circa 50.000 fino a 11.000 anni fa all'incirca. Altri parlano di antropocene nel momento in cui l'uomo domestica piante e animali e quindi comincia a trasformare l'ambiente in maniera molto più forte di prima, non che le prime estinzioni locali non avessero avuto degli effetti, però la trasformazione data dall'agricoltura genera degli effetti anche più importanti. E anche qui poi si possono vedere fasi diverse, ma lì siamo fra circa 10.000 anni fa fino a 3.000 anni fa, cioè quando ci sono trasformazioni più o meno grosse. Altri ancora parlano di antropocene che comincerebbe nel momento in cui gli europei invadono l'America, e quello che in ecologia e geografia viene chiamato come scambio colombiano. E diciamo è il momento in cui per la prima volta l'economia mondiale è veramente connessa tutta in un'unica rete. Fino a quel momento, diciamo, l'Europa commerciava con l'Asia, c'era un legame, ma l'America, il mondo americano, i grandi imperi inca, azzechi, americani erano isolati dall'Europa e dall'Asia. Con la conquista dell'America, quindi europea dell'America, comincia un sistema economico che mette in connessione tutte queste realtà. Adesso non l'ho menzionata, ma anche ovviamente il continente africano, in modo particolare poiché gli europei hanno determinato in parte volontariamente, in parte involontariamente, una strage
nell'America invasa, poi porteranno, si dedicheranno al commercio degli schiavi e porteranno gli schiavi di origine africana in America, e ecco che anche il continente africano viene connesso in questa rete di commerci mondiali. E dall'altra parte comincia un commercio dell'argento che dall'America Latina viene portato, anche quando viene esplorato poi l'Oceano Pacifico, viene portato fino alla Cina che ne aveva un gran bisogno. Bene, qualcun altro parla di antropocene con l'inizio della rivoluzione industriale, quindi col momento in cui sfruttiamo intensamente i combustibili fossili. Prima il carbone, poi a seguito di questo il petrolio. Infine si parla di antropocene come inizia l'antropocene a metà del XX secolo, il momento in cui l'economia ha la sua massima accelerazione, e questo viene anche evidenziato dal fatto che tutti i segni, diciamo tutti gli indicatori economici, demografici, quindi la popolazione umana che aumenta vertiginosamente nel XX secolo, indicazioni di cambiamento del clima, eccetera, subiscono un'accelerata. A favore di quest'ultima ipotesi ci sarebbe anche una traccia stratigrafica omogenea e comune che è lasciata dalle esplosioni nucleari, diciamo dagli anni 40 e gli anni 50, quando si testavano le armi nucleari, che hanno lasciato, il fallout nucleare ha lasciato ovunque sul pianeta una traccia visibile e riconoscibile. Ecco, vorrei anche dire una cosa, quindi abbiamo visto tante ipotesi diverse, ci sono alcuni autori che per vari motivi legati al dibattito della geologia preferiscono molto l'ipotesi dell'antropocene molto antico, quindi l'avvio dell'agricoltura e così via, altri che parlano dello scambio colombiano, altri ancora della grande accelerazione del XX secolo. È chiaro che sono ipotesi diverse, spetterà ai geologi decidere che cosa funziona veramente, quale può essere il vero segnale che i posteri riusciranno a capire e interpretare. Per me, da ecologo, sono una serie di eventi che vanno messi in fila e uno prepara l'evento successivo, quindi non ci sarebbe stata probabilmente l'agricoltura senza le estinzioni dei grandi mammiferi, quindi la spinta a uscire da un modello di caccia e raccolta, non ci sarebbe stata, come spiega Diamond, la conquista dell'America senza la domesticazione dei grandi mammiferi che hanno potuto fare gli europei, non ci sarebbe stata la rivoluzione industriale senza la scoperta dell'America e così via. Quindi vanno visti, e questa decina di migliaia di anni è un secondo nella lunga storia della Terra. Per cui, professore, mi sembra di capire che il dibattito, appunto, come diceva, è aperto, ma non v'è dubbio che l'uomo fin dalla sua comparsa, posto che la maggior parte degli esseri viventi tende a alterare in qualche misura l'ambiente in cui si inserisce, ha dimostrato fin da subito una capacità trasformativa dell'ambiente circostante che non è paragonabile a quella di nessun'altra specie. Sì. E prima lei citava una serie di cicli biogeochimici che sono di fatto stati alterati, in particolare nell'ultima fase, quella che lei chiamava quella della grande accelerazione, quindi l'ultimo secolo, poco più. E tornando a questo, quindi vedendo appunto quello che è successo negli ultimi decenni in particolare, quali sono le principali trasformazioni, i principali impatti dell'azione umana che sono stati rilevabili a livello proprio del nostro pianeta? Allora, lei anche prima citava quell'espressione confini della Terra o i limiti del pianeta, che in parte deriva da una serie di pubblicazioni scientifiche che appunto hanno individuato una serie di comparti nei quali l'attività umana sta portando il pianeta fuori da una traiettoria che era quella in cui, diciamo, è come se
usiamo forse un termine diverso, non traiettoria, fuori dal recinto nel quale si è sviluppata la storia umana fino ad adesso. Allora, il primo di cui si parla, anche se non è quello che è stato superato di più in assoluto, è proprio il clima. Quindi, in maniera sintetica, però, le emissioni di gas a effetto serra derivate dall'utilizzo dei combustibili fossili sta alterando il clima del pianeta, generando un accumulo in atmosfera di CO2 e di metano, i quali hanno di fatto il potere di portare a un innalzamento delle temperature e un'alterazione dei cicli delle precipitazioni. Quindi questo è il primo comparto che osserviamo ed è quello su cui oggi forse il dibattito è maggiormente focalizzato, perché va a toccare, ovviamente è maggiormente focalizzato perché va a toccare proprio una cosa che sta alla base delle nostre economie, cioè l'utilizzo dei combustibili fossili. È chiaro che un altro limite, quello forse che abbiamo superato di più, ne abbiamo appena parlato poco fa, è la sesta estinzione di massa, cioè stiamo portando all'estinzione un enorme numero di specie animali, vegetali, batteriche che non conosciamo, di funghi, e queste sono, e qui è difficile perché è difficile quantificare con precisione. Io nel libro riporto un range che è quello che ci dice la letteratura scientifica. Ci muoviamo fra le 11.000 e le 58.000 specie all'anno, ma non sappiamo neanche bene quante ce ne sono. Sulla Terra ne abbiamo descritte circa 2 milioni, sappiamo che sono di più, siamo in difficoltà nel dire se questi milioni di specie saranno 5, 10, 30 o ci sono anche stime maggiori. Quindi questa è una crisi sotto certi aspetti ancora più preoccupante di quella del clima, perché è un evento completamente irreversibile, un'estinzione è un evento dal quale non si torna indietro. Ce ne sono state, come dicevamo, ci sono state anche in passato estinzioni anche drammatiche. L'ultima che ricordiamo veramente drammatica è stata l'estinzione dei dinosauri, probabilmente, quasi certamente anche qui la scienza oramai è concorde nell'imputare questa estinzione a un evento particolare, l'impatto con un meteorite che ha innescato una serie di cambiamenti climatici dai quali i dinosauri non si sono ripresi. Ci sono una serie di estinzioni che avvengono naturalmente, le specie non sono entità eterne, il mondo biologico di oggi è diverso dal mondo biologico di 3 miliardi di anni fa, per intendersi, però oggi appunto siamo in un'estinzione veloce, rapida e di un elevatissimo numero di specie con dei tassi che sono molto superiori a quelli dei tassi di estinzione normale. E poiché, e qui sì, in parte la nostra esistenza è anche legata alla rete di relazioni ecologiche che ci sono con gli altri organismi, questo è qualcosa da maneggiare con enorme attenzione perché appunto è un qualcosa dal quale non si torna indietro. Solo in Jurassic Park si immagina di riportare in vita delle specie estinte, ma nella realtà non avverrà esattamente. Non funziona così, certo. No indubbiamente la crisi della perdita di biodiversità è l'altra faccia della medaglia della crisi climatica, e appunto per chi lavora tutti i giorni in difesa dell'ambiente, cercare di far capire la gravità di questa crisi al momento è assolutamente una priorità. Perché la percezione è che oggi la crisi climatica in qualche modo abbia un po' bucato il muro dell'attenzione o della disattenzione del pubblico a vari livelli, mentre per quanto riguarda la perdita di biodiversità è un fenomeno talmente quotidiano, fatto di piccoli passi costanti, che le persone non riescono veramente a rendersi conto. Lei citava prima, a tal proposito, il tema ha detto una parola rete, ha detto una parola che mi ha richiamato il tema delle connessioni. Appunto, sempre in materia di perdita di biodiversità, una estrema preoccupazione che c'è in questo momento è che noi di fatto stiamo
relegando la biodiversità, quella soprattutto selvaggia, quella diciamo che poi è la biodiversità più ricca, più diversa, funzionalmente più, anche più prolifica, sempre più in isole tra di loro separate, tra di loro frammentate. Ecco, il tema della fermentazione ecologica per quanto riguarda il nostro paese, ma un po' per quanto riguarda insomma questo, sempre a livello globale, questo pianeta che stiamo sempre più parcellizzando e spezzettando, che ruolo gioca in tutto questo? E dunque, nella crisi della biodiversità, appunto il modello che inizialmente era stato seguito di dire conserviamo, cerchiamo di mantenere qualche cosa di originale, i primi parchi nazionali in America sono nati proprio con questo sguardo, che era la risposta adeguata a una trasformazione velocissima dell'ambiente americano, anche agli occhi degli europei arrivati in America diciamo nel corso del 1500-1600, l'interno dell'America era un posto dove l'uomo di fatto non c'era. Diciamo che con uno sguardo, con appunto il giudizio sbagliato, perché in realtà a loro sembrava quella una terra primitiva, intendendo, certo, non è mai stata una terra che aveva avuto la trasformazione lenta ma continua e costante che nell'arco di qualche millennio aveva avuto l'Europa. Però noi sappiamo che i primi nativi americani già l'ambiente l'avevano trasformato con quelle estinzioni di massa di cui avevamo parlato prima. Quindi, però loro consideravano i nativi americani dei primitivi da assoggettare alle nuove leggi, diciamo, sottrargli lo spazio che utilizzavano per la caccia a favore di uno spazio per l'agricoltura, e nell'arco di circa una generazione, nel corso dell'Ottocento, nella lunga corsa all'ovest della frontiera americana, l'ambiente americano è stato cambiato radicalmente. La risposta è stato un movimento d'opinione che ha detto cerchiamo di salvare qualcosa dell'ambiente originario. I primi parchi nazionali nascono per questo. In Europa li imitiamo, però l'ecologia, la scienza dell'ecologia, a partire dagli anni 60 del Novecento, ha cominciato a dire attenzione che in quelle che sono isole, prima erano proprio le vere isole in mezzo al mare, MacArthur e Wilson, due grandissimi ecologi, il secondo ancora vivente oggi, ha più di 90 anni, ma ancora quando dice qualche cosa lascia il segno, perché forse io penso che sia il più grande ecologo vivente che abbiamo. Hanno scritto negli anni 60 prima un articolo e poi un libro in cui spiegavano come le dimensioni e il grado di isolamento di un'isola può ci aiuta a capire quante specie ci possono stare. E la conseguenza pratica è che se i parchi sono delle aree separate e avulse dal resto del territorio, noi non riusciamo a fare una buona conservazione lì dentro. E quindi si è cominciato a pensare a modelli che collegassero fra loro, dove questo aveva un senso, le aree protette, e riducessero appunto quella che lei giustamente prima chiamava frammentazione del paesaggio, cioè se noi abbiamo tante piccole isolette frammentate, isolette naturali in un oceano antropico, in queste isolette comunque avremmo delle estinzioni, e quindi allora non ci sarebbe più un motivo non ci sarebbe più un vero motivo per conservarle, ecco, diciamo così. L'Italia, io credo che in questo momento, per la sua conformazione del territorio, ha due macro aree fondamentali in cui bisogna pensare come mettere in connessione le aree naturali, cioè gli Appennini, che sono la spina dorsale del nostro paese, in cui ci sono moltissime aree naturali e in parte devono essere messe in connessione da una grande rete nazionale che in parte è stata pensata, non sempre realizzata,
non sempre effettuata. Dall'altra parte, lì forse è anche più difficile nelle Alpi, perché comunque in una direzione opposta. E poi abbiamo la situazione particolare della pianura padana. Pianura padana da una parte e coste invece dall'altra, dove c'è un elevatissimo grado di artificializzazione. Credo che le coste italiane siano fra le più costruite ed artificializzate di tutto il continente europeo. La pianura padana è chiaramente un'area ad alta densità antropiche, in cui dobbiamo individuare un modello di conservazione che non potrà essere quello di enormi parchi nazionali, ma aree protette, reti, corridoi diffusi e così via, che però possono contribuire. Dove si comincia a fare queste cose, i risultati si vedono: i grandi carnivori, è il caso del lupo che si sta espandendo più di e così via. C'è un tema che ricorre, che è quello di una situazione in cui noi siamo, insomma, in una fase di transizione in qualche modo, perché ci stiamo rendendo conto di uno status quo in sostanza, dove per esempio lei citava la soluzione dei parchi, che è stata pionieristica e probabilmente anche preziosa in una determinata epoca, e oggi in qualche modo deve evolvere, deve essere, se non superata, comunque accompagnata da altre misure, da altre scelte, da altre. E calandoci quindi molto fortemente adesso, in un momento attuale in cui noi viviamo, io ho due domande per lei. Una che riguarda più il mondo della scienza, e quindi per quanto riguarda il mondo della scienza, cosa può o cosa dovrebbe cambiare nel mondo della ricerca rispetto per esempio al trattamento dei dati, all'utilizzo dei dati, per supportare questa transizione affinché sia il più possibile ecologica e sostenibile? Allora, secondo me nell'ambito della ricerca io penso ad alcune cose. La prima è quella di abituarsi a una maggior condivisione dei dati. È chiaro che ciascuno di noi è abituato a cercare, raccogliere i suoi dati, che può essere in un laboratorio, può essere in campo, può essere attraverso meta-analisi, quindi mettendo insieme dati che altri hanno raccolto e già pubblicato, eccetera. Quindi noi, ciascuno di noi, in base a quello che fa, eccetera, fa qualcosa o più di una di queste attività. Poi scrive un articolo, lo pubblica ecco, io mi sono reso conto in alcuni anni, in questi anni di ricerca, che quanti più dati raccogliamo e quanti più dati abbiamo a disposizione, tanto più forti sono le analisi che possiamo dare e quindi le risposte che possiamo dire. A volte racconto ai miei studenti che quando io ero studente di scienze naturali all'inizio degli anni 90, e si cominciava a parlare di crisi climatica e di effetto serra. Ai tempi si usava più l'espressione effetto serra piuttosto che riscaldamento globale, ma lo si intendeva come il sinonimo attuale di riscaldamento globale. Adesso tendiamo a tenere separati i due termini, perché sono due cose un po' diverse. Abbiamo compreso che sono fenomeni diversi, per fortuna. Ecco, alcuni dei miei professori di allora, giustamente, secondo me, dicevano: avremmo bisogno di un po' più di dati per comprendere veramente come stanno le cose. E l'obiezione allora, inizio degli anni 90, era un'obiezione sensata. Le stesse persone 10 anni dopo o 15 anni dopo non dicevano più la stessa cosa. Dicevano: guardate che il ritiro dei ghiacciai che ci chiedevamo se era qualcosa è stato confermato da tutti i dati che abbiamo raccolto in Antartide sui cambiamenti dell'atmosfera. Guardate che quelle indicazioni delle estinzioni, che magari non sono sempre facilissime da osservare, eccetera, adesso le abbiamo corroborate da tutta un'altra serie di osservazioni e così via. Allora, questo ci aiuta a capire che quando facciamo alcune affermazioni che poi hanno anche un impatto sulla società, eccetera, quanto più ampio è il campione
di dati che osserviamo, tanto più robusta è la risposta, proprio robusta nel senso che siamo più sicuri di dire una cosa che va in una direzione piuttosto che l'altra. Poiché però la giornata è di 24 ore, le risorse sono quelle che sono, il lavoro di condivisione dei dati permette di dare delle risposte più rapide e più efficaci a tutti. Questo richiede, secondo me, richiederà anche un cambiamento nella nostra mentalità. Mi capitava, insomma, con i colleghi con cui per anni abbiamo raccolto dati sulla biodiversità, su un comparto della biodiversità nelle isole del Mediterraneo, adesso stiamo cercando un sistema per fare in modo che il nostro database possa essere utilizzato anche da altri. Ovviamente ci aspettiamo che venga usato riconoscendo come dire, che il database l'abbiamo costruito noi. Però ecco, questa cosa qui 20 anni fa o 30 anni fa era inimmaginabile. L'insieme dei dati che uno si era raccolto se lo portava con sé dall'inizio della carriera scientifica fino alla fine. Non tanto l'esposizione e la condivisione dei risultati, ma proprio i dati grezzi di origine. Io sono convinto che una cosa del genere, a diversi livelli di condivisione, chiaramente non è detto che tutti debbano vedere tutto quanto, in alcuni casi alcuni di questi dati sono sensibili, giusto per restare nel tema della biodiversità, ci sono specie che sono protette, perché c'è chi le caccia ancora adesso, magari anche per collezionismo. A me è caro, perché appunto ho studiato abbastanza a lungo i rettili, chi va a caccia di alcuni serpenti che sono considerati molto belli e quindi ce ne sono anche in Italia, oppure molto rari, li vuole tenere, eccetera. È chiaro che ci sono delle specie che bene che non si sappia sempre ovunque dove si possono trovare con facilità. Questo è giusto. Però, esattamente come in campo medico, chi lavora in quel settore non ha problemi a condividere delle informazioni che possono essere estremamente sensibili, le informazioni sulla salute. Su questo la pandemia è stata una grande lezione, no? Assolutamente. Questo, io trovo che questo passaggio, insomma, non facilmente concepibile in un anno, una corsa sfrenata di diversi gruppi per poter arrivare a isolare, riconoscere, questo è avvenuto nell'arco di settimane, le sequenze del virus, e poi anche di avere un vaccino in un anno. Io credo che mai nella storia della medicina ci sia stato uno sviluppo così rapido, deriva anche dal fatto che una serie di informazioni sono state condivise. E credo. La strada comunque non può che essere improntata a un trattamento diverso dei dati nell'ottica di una maggiore condivisione. Questo è uno dei principali elementi. Questa è una cosa. Se posso aggiungere anche velocissimamente, l'altra questione su cui a volte il mondo della scienza ancora non è completamente consapevole, è che chi studia l'ambiente, che sia la crisi della biodiversità, che sia la crisi climatica, che siano la diffusione di sostanze, di nuove sostanze nell'ambiente, dalle plastiche, le microplastiche, alle alterazioni del ciclo dell'azoto e così via. Noi studiamo, come dire, la nostra è una scienza non neutrale, di nuovo ci aiuta la biologia della conservazione, cioè quel campo della scienza che studia come evitare le estinzioni della fauna, cioè noi studiamo qualche cosa su cui siamo anche chiamati a prendere una posizione, e credo che questo sia una cosa che vedo. Non ne siamo sempre consapevoli, a volte ci piace invece più considerarci come degli osservatori neutrali che guardiamo da una torre. Una presa di coscienza della responsabilità anche del mondo scientifico nel momento in cui fa determinati studi, tra determinate conclusioni, dà determinate indicazioni anche in qualche modo direttamente o indirettamente. Anche qui io vedo una differenza
fra il come dire, molte cose sono cambiate. Quello che 30 anni fa poteva essere considerato solo il gesto eccentrico di qualcuno, il collega che diceva no, io non viaggio in aereo ma cerco di venire ai congressi in treno piuttosto che condividere una macchina in quattro piuttosto che viaggiare da solo, eccetera. Oggi è molto più abituale e non è un'eccentricità. Il fatto che in diversi casi ci viene proposta e lo consideriamo normale la possibilità di azzerare le emissioni in base a quello che facciamo, appunto penso agli spostamenti, perché chi lavora in ambito accademico spesso dedicava una parte del suo tempo a spostarsi da un luogo all'altro, però capita sempre più spesso che ci siano dottorandi che propongono per le loro attività di ricerca un sistema per abbassare le emissioni. Oppure faccio un altro esempio per quello che riguarda le osservazioni nel mondo animale. Quando io ho cominciato a studiare i rettili, il manuale, e non sto scherzando, c'era un manuale per il riconoscimento della fauna dei rettili che diceva che un buon sistema se era comunque prendere un animale, ucciderlo, portarlo in laboratorio, osservarlo, che lì lo si poteva osservare con calma. Oggi nessuno fa così e va bene così. Una volta cacciavamo le libellule, catturandole, quindi le libellule adulte, catturandole nelle reti, osservandole, adesso andiamo a cercare gli esoscheletri, da quelli capiamo che cosa c'è. E ci si è resi conto che riusciamo a ottenere gli stessi dati impattando nessun entomologo ha mai portato all'estinzione delle libellule perché le osservava, però secondo me è un segno che... È comunque un salto di approccio, un salto culturale e di consapevolezza rispetto al proprio ruolo, come diceva prima. Sì, e secondo me rispetto a questo, sempre restando nell'attualità, ma spostandoci un po' dall'ambito più prettamente scientifico a un ambito più pubblico istituzionale, lei nel suo libro dedica un capitolo a come dire, una serie di riflessioni, lei definisce indicazioni per una nuova rotta. Noi siamo in un momento molto particolare, perché siamo in un momento che probabilmente, potenzialmente, in futuro verrà ricordato comunque come uno di quei momenti cerniera, un po' di svolta nella storia. Chiaramente siamo ancora all'interno di un periodo unico, pandemia, crisi, stanno venendo prese in questi giorni, in queste settimane, proprio decisioni che poi daranno un po' l'impronta a tutto quello che è il nostro modello di sviluppo, di economia, di società per parecchi anni, perché appunto il momento è molto particolare. Allora, in un momento come questo, un ecologo, che è una categoria purtroppo che non è stata forse sufficientemente ascoltata in questa fase, nonostante appunto la terra sia in fondo la fonte sia del nostro problema sia della nostra soluzione, quindi la cosa è abbastanza paradossale. Un ecologo, quali temi, quali considerazioni vorrebbe condividere? Beh, insomma, è vero, cioè, forse ricorderemo il periodo 2021 come un punto di svolta in cui la crisi economica innescata dalla pandemia ha convinto, e questo se vogliamo è una buona notizia, uno degli attori principali, cioè l'Unione Europea, a dire aiutiamo gli stati ad accelerare quella transizione verso quella che chiamano appunto una transizione ecologica, che era già più o meno programmata ma con tempi molto più lunghi, proprio perché la transizione richiede risorse. Perché ovviamente se cambiamo, diciamo l'obiettivo che si è data l'Unione Europea, ma che si è data anche la Cina e sicuramente altri paesi seguiranno, adesso anche l'America sembrerebbe essere intenzionata a rientrare, insomma, in un percorso, in un indirizzo di decarbonizzazione dell'economia, chiamiamola così, una semplificazione brutale, ma rende bene l'idea. Assolutamente. Allora, questo percorso richiede dei sacrifici. E per affrontare questi sacrifici è evidente che
come dire, ci deve essere una scelta, con una scelta della società nel dire va bene, aiutiamo chi rimane più in difficoltà o aiutiamo a fare questa transizione. La pandemia è il momento di crisi economica dato dalla pandemia, è stato utilizzato per dire bene, già che dobbiamo mettere dei soldi, acceleriamo questa cosa, e questo secondo me è una buona cosa. Poi bisogna andare a vedere i dettagli di quello che viene fatto e insomma, come è stato detto in questi giorni, sottolineato da io penso sia da associazioni ambientaliste che da società scientifiche che da altri gruppi, non tutta la transizione ecologica italiana che si sta almeno abbozzando, però sappiamo che il PNRR è un documento che si sta costruendo nell'arco di queste settimane, per cui non è ancora concluso. Non sempre finora si è vista una transizione ecologica che considerasse veramente i principi dell'ecologia. Tornando a uno sguardo globale, l'idea che noi, dico che la parola che dovrebbe essere da cappello su tutto è quella della sostenibilità. Quindi avere ben chiaro che quello che noi facciamo non dovrebbe danneggiare le generazioni future, l'ambiente circostante, eccetera, non dovrebbe creare danni irreversibili da cui poi non torniamo indietro. Dentro questo, poi, in modo particolare, noi dobbiamo capire come mitigare i danni che facciamo. Banalmente, è chiaro che può esistere che noi costruiamo un'autostrada o una strada ferrata, ma adesso abbiamo anche le conoscenze per diminuire i danni generati da questa infrastruttura in quanto tale. E quindi lo sappiamo, dobbiamo capire dove e come farlo, lo facciamo. Come compensarlo? Perché il fatto che noi mitighiamo un danno non esclude il fatto che questo danno ci sia. Allora possiamo anche pensare come compensarlo. Ad esempio, se noi andiamo a recuperare un'area che intanto è degradata, ecco, questo è un modo diverso anche di pensare alle infrastrutture. E infine, qualunque cosa noi faremo, se anche noi, io e lei, avessimo in questo momento il bottone, il pulsante magico per dire da domani non si emettono più gas a effetto serra e non si altera più l'ambiente, appunto abbiamo innescato una serie di dinamiche che hanno un'inerzia inevitabile, quindi ad alcune cose dovremo adattarci. Adattarci non vuol dire ci va bene quello che sta succedendo, vorrei essere chiaro su questo, però è evidente che appunto se anche non emettessimo più gas a effetto serra che generano un aumento delle temperature medie della Terra in alcune zone di più, in alcune zone di meno, comunque se anche noi non li emettessimo più da un giorno con l'altro, e non faremo così perché in realtà sappiamo che sappiamo per certo che andremo di fronte a un aumento di forse uno, forse due gradi, che è tantissimo, sembra poca roba, ma un aumento medio delle temperature di due gradi è un cambiamento importante. Ora, appunto, dobbiamo cercare di fermare. Quindi mitigazione, compensazione, adattamento. Tre linee che hanno bisogno di delle risorse, però, hanno bisogno di attenzione. Contemporaneamente, insomma, se noi sappiamo che nella pianura padana ci saranno delle estati molto più calde, forse dobbiamo pensare a costruire delle case diverse da quelle che facciamo adesso. Perché adesso le facciamo per difenderci dal freddo invernale, ma... In futuro chissà. Quindi questi dovrebbero essere i criteri con cui giudichiamo quello che facciamo. Se lo facciamo bene, forse troviamo una criteri via di... trasversali a monte di qualunque intervento che venga deciso, indipendentemente dall'ambito di attuazione, perché poi riguardano effettivamente la vivibilità, il territorio, che è l'elemento alla base di qualunque tipo di attività umana. Quindi dobbiamo ripensare le città, dobbiamo ripensare le aree verdi nelle città, immaginando che siano anche aree dove
si può fare una piccola parte di conservazione della natura, non è che la faremo solo lì, ma anche lì, e così assolutamente. Via. Va bene, professore, io la ringrazio molto per, insomma, per questa narrazione che veramente è riuscita qui, così come nel suo libro, a dare veramente un quadro di una storia che è molto lunga, e che è però molto attuale, molto urgente, quindi veramente da parte di chi, insomma, poi per altri versi lavora per cercare un po' di mettere in atto proprio quello che lei diceva poco fa, quindi compensazione, mitigazione, prevenzione, insomma, la ringrazio. E, ringrazio io, è stato un piacere. E quindi ci salutiamo in questa giornata della Terra, sperando appunto che in queste settimane vengano prese le decisioni giuste per la Terra. Sì, io penso che questo sia fondamentale, anche perché non ci sarà un altro momento come questo. Assolutamente, assolutamente. Per fortuna, speriamo, cioè che insomma, questo momento difficile della pandemia riusciamo a lasciarcelo alle spalle, però dall'altra parte chissà quando ci sarà uno sforzo unitario fatto di questa portata, assolutamente. Questa portata, per cui è veramente un'occasione da non perdere. Va bene, grazie ancora. Grazie. Arrivederla. Grazie.